Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video cosa mangio in un giorno? Perché dato che vi è piaciuto tantissimo quell'altro, ho detto ma sì, ne faccio un altro perché voi me l'avete in tante tante richieste. E adesso è domenica, quindi vi farò vedere qualcosa un po' più di tradizionale, quindi un po' più classico. Eccola qua la mia colazioncina, è troppo bella e non vedo l'ora di mangiarla. Questa colazione, ragazze, altro non è che il porridge, quello là freddo, di cui vi ho fatto il video di recente, però ho fatto così una versione un pochino più energizzante, un pochino più bella, piena piena e più ricca, quindi ci ho messo più cose dentro. E in pratica l'ho preparato ieri sera, ci ho messo i fiocchi di avena e la crusca d'avena come faccio di solito, e poi ci ho messo i mirtilli, le banane a pezzetti per dare quindi più energia, più carica, e qualche mandorlina, e ho coperto tutto con il latte di riso mandorla, che è molto molto saporito, quindi vi viene un po' più energico rispetto a che se mettete solo l'acqua oppure un latte di avena o un latte di soia che è più leggero. Quindi poi voi decidete voi quale latte vegetale, quale banda vegetale mettere, oppure mettere l'acqua. E così ho coperto tutto, lasciato tutta la notte diventa veramente buono perché le mandorle si ammorbidiscono, quindi diventano super super morbide a bagno nel latte. Stessa cosa per i fiocchi d'avena, la crusca d'avena, si diventano cremosi, e la banana a pezzettini tutto insieme fa un po' da dolcificante, quindi non c'è bisogno di dolcificarlo, diventa tutto una crema. Adesso non ci resta che mescolare il tutto, che è diventato una crema ed è buonissimo perché la banana appunto diventa tutto cremoso ed è praticamente un sapore buonissimo, mirtilli, banana e mandorla. A me piace tanto, quindi dovete assolutamente provarlo, ragazze. È troppo buono. Questo per me è il più buono di tutti, ma la mandorla diventa un morbida, croccantina. Sono tutto il mio relax casalingo, stiamo preparando il pranzo, vi ho già fatto vedere la colazione e quindi adesso vi facciamo vedere il nostro bel pranzo, cosa mangiamo. Questo è il mio canale di cucina e non solo, anche vlog al supermercato, tante recensioni di prodottini bio, quindi iscrivetevi anche a questo secondo canale se non siete iscritti, dove carico video ogni mercoledì e giovedì. Yeah! Eccoli qua, pronti i nostri spaghetti con le cozze, buonissimi. Ho aggiunto anche un po' di pomodorino e un po' di prezzemolo, peperoncino, ve l'ho detto, sono buonissimi, buon appetito! Buon appetito! Buonissime! Cioè, sono una squisitezza, è vero? Buoni, davvero! Sono troppo troppo buoni! Come pasta ho usato questa qua, che è la pasta bio, quella che ho comprato all'Ocean, quindi questa qua non è integrale, è pasta normale, buonissima! Ecco qua, un bel pesciolone, questa è una bella spigola con pesce spada, quindi tutta salute, e poi sono anche un po' di scampi che faremo arrostiti. Al pesce ci mettiamo l'aglietto e il prezzemolo, così viene più saporito. Com'è questo pesce? Buono! Buonissimo! Ragù! Speciale! Speciale, Nenzino! Cavolo, Nenzi, Io ho già come il pulito! piatto tutto pulito! Ovviamente. Io qua c'ho una mosca che mi rompe le balle, e poi c'ho una spigola, il pesce spada, gli scampi, quindi abbiamo fatto proprio una grigliata. E poi qua una bella insalatura, Nancy, a modo mio, dentro ci ho Mista. messo mista, ci ho messo il songino, l'iceberg, la carota, il finocchio, e poi ci ho messo Le questi, carote. la carota l'ho detto, e poi questi bei semini che sono troppo troppo buoni. E dai, mangiamo. Adesso tanto limone. Guardate adesso quanti limoni. Tutti Cioè, tutti miei. lei. Cioè, non ce la faccio con questa ragazza. Vabbè, pure tu in pigiamino vedi un look Sì. molto casalingo dei gattini. Vabbè, buon appetito, ragazze. Gnam gnam. Buona domenica. Buona domenica. Per completare il nostro bellissimo pranzo, cosa c'è di meglio di una buonissima ananas, che è il mio frutto preferito, lo sapete.
ci ho messo tutti questi forchettini, l'ho tagliata a fettina, mi piace tantissimo l'ananas tagliata così, mi piace tanto tanto di più. Quindi adesso ce la passiamo e poi dopo la merenda la faremo per strada, oggi non la faremo a casa dato che è domenica, ci mangeremo un buonissimo gelato, evviva! Dai, ho voglia proprio di un bel gelato! Io lo prendo con la panna, sicuro! Io sono indecisa, nocciola, cioccolato... Vabbè, a te piacciono tutti i gusti più porcellosi, Nancy! Il gelato è buono, si deve mangiare bene! Eccoci qua ragazzi, al momento della cena, la cenetta. Adesso è sera, siamo andate a mangiare il gelato, buonissimo. Una coppa gelato, io ho preso panna e cioccolato, veramente veramente buono, quindi una merenda alternativa alla domenica, ci lasciamo andare a qualcosa di più, insomma, godurioso. E tata, il nostro piatto è pronto, guardate com'è bello, ammiratelo in tutto il suo splendore. Proteine, carboidrati, tante vitamine, questi sono grassi buoni che fanno tanto bene anche alla pelle e ai capelli. Insalatina, il pollo con la nostra salsina. Piatto unico, buono buono, andiamo a pappare. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se siete nuove iscrivetevi al canale e tanti baci da Carlita e Nancy, ciao! Ciao, baci baci! Baci.